Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Siamo tornati qui nei boschi abissali perché credo che sia arrivato il momento di esplorare anche questa zona. Torna indietro finché puoi. Ma noi, sprezzanti del pericolo, andiamo avanti. Probabilmente moriremo tantissimo, probabilmente... Forse non riusciremo neanche a visitarla tutta questa zona, perché se dicono, se il messaggio ci intima di tornare indietro, significa che c'è qualcosa di molto pericoloso da attenderci qua. Però vabbè, fin quando non andiamo avanti non lo scopriremo, ragazzi. Comunque la volta scorsa abbiamo anche completato la quest del conte. Non pensavo nemmeno di farcela, però ce l'abbiamo fatta in un modo o nell'altro. Siamo andati qua, abbiamo suonato il fischietto in questi posti. Abbiamo anche affrontato il boss, la madre di Ditta. Insomma, adesso c'è questa zona qui dei boschi abissali e poi dobbiamo visitare questa piccola zona e poi dobbiamo continuare a seguire le grazie. Qua ci siamo stati, penso di sì. Qualcosina probabilmente me la sarò persa. Come sempre, però vabbè. Poi ci rifacciamo un altro giretto in generale. Non farti vedere. Se ti scoprono non potrei fuggire. Non si può nemmeno sfiorare. Che cazzo. Ma... Ma anche le capre sono incazzose qui, le pecore. Vabbè, qui è pieno di sorci. Però io direi prima di andare a recuperare la mappa. Che dovrebbe trovarsi, sì, in questa direzione. Ah, non posso usare il cavallo. Per di qua? Mano scellerata. Non possiamo utilizzarla. Vabbè. Ok, ci stiamo avvicinando, ragazzi, grande.
Eccoci, eccoci. Mappa abisso. Oh. Ok, è questa zona. Chiesa abbandonata. Beh, per il momento... ci manca poco per fare un livellino. Per il momento non abbiamo incontrato chissà cosa, eh. Frammento di albero ombra. È che non capisco per quale motivo non possiamo usare il cavallo qui. Questi chi sono? Salve. Ok, vabbè, un livellino adesso lo possiamo anche fare. Sì, ma se non mi fate usare il cavallo qua, dai. Cioè, è una zona talmente pericolosa che anche Torrente si rifiuta di uscire. Non vedo sti grandi pericoli. Allora, facciamo un livello di... di vitalità, dai. Adesso torno un attimo qua perché forse... qui possiamo salire. Sì, ma non c'è niente. Bene. Inizia a piovere. Andiamo da questo lato? Da qualche parte arriveremo. Allora, spiegami come hai fatto a lisciarlo ben due volte.
Ma cavolo, qui ci sono solo sorci. Porca miseria, guarda te. Che mi devono inchiappettare questi sorcetti di merda. Ah, Zeta runica. No, ragazzi, non li vedo mica. Vabbè, là c'è la chiesa, ok. Per di qua. Nasconditi e non fare rumore. Attendi con calma il momento giusto. Combattere è fuori discussione. Accovacciati nel sottobosco. Che roba è? Ma non posso attaccarlo? No. E allora scusate, ma è sleale così. Cazzo. Beh, inquietante, inquietante, ragazzi. Però se ogni volta che crepo devo rifarmi tutta questa strada, che palle. Mo' devo capire se lo posso attaccare alle spalle. Non lo posso attaccare, no, no.
No, allora sono praticamente impossibili sti cosi. Ma perché prima non me l'ha attivata la statua di Marika? Allora proviamo a fare una cosa, va. Proviamo a evitarli proprio. Hanno messo quest'erba alta, c'è un motivo, no? Ok, passiamo qui. Non le recupero le rune, ragazzi, tanto non ne avevo. Beh, spero che ne valga la pena fare tutto questo casino. Allora, a questo punto io direi, vabbè, la via è questa. Non è che abbiamo molta scelta. Sarebbe bello... Non vedo un cazzo. Ma come faccio a vederli? Spiegatemi come cazzo allora faccio a vederli. Cioè, ma è impossibile.
No, vabbè, non si gira quello, eh. Possiamo andare tranquilli qua? Ah, sembra di sì. Oh, già questo, questa zona è più, sembra più serena. Un sorcio quello, ma io per il momento non ho trovato ancora niente di interessante. Anche qua non c'è niente. Ricettario dell'artigiano folle, e va bene. Qua. Se ci buttiamo ci ammazziamo male, quindi meglio tornare indietro. Ok, dove siamo finiti? Finalmente qualcosa di interessante.
No, closer. Canonica di Midra. No, closer, I say. The man's worse. Salve. Ti porgo il benvenuto, ospite a sorpresa. Mi raccomando, prima di entrare, tieni a mente le parole dell'illustre Midra. Non avvicinarti alla follia se non vuoi soccombere. Impossibile aprire da questo lato. Lo sapevo, ragazzi, era sospetto quel quadro. Quanto è forte lui? Tanto. Uva dilatata. Uova. Che cazzarola mi sta lanciando questa merda? C'è qualcuno là sopra? Perché non gli hai fatto l'attacco critic? Dai, ma con questi rallentamenti, ragazzi, ogni tanto c'è qualche calo di frame rate. Comunque la zona è molto bella, eh. Cioè, al di là di tutto, la zona è molto figa. Ci sono troppi rallentamenti qua, eh. Ne sto notando troppi, troppi, troppi. Scusate, scusate. Ma perché non lo pigli alle spalle? Ma è possibile pigliarlo alle spalle a questo, sì o no?
Bastardo. Cosa ho fatto? Cosa si è aperto? Noi siamo arrivati da qui. Ok. Ah, ok, qua. Basta, ti prego, non ho forse subito abbastanza? Non siamo come parenti di comune discendenza, eppure tu mi riservi solo crudeltà. Mi chiedo, quale crimine l'illustre Midra ha commesso? Senti, rotto i coglioni, basta con ste cazzo di cose. Ste micette. Ragazzi, là in fondo c'è una grazia. Porca puttana. Via! È pieno di sorci. Meglio prima attivare la grazia, va. Chi è? Che è successo? Maledetti. No, ragazzi, devo fare piazza pulita qua. Vabbè, due sono cascate giù, là sotto c'è il tipo. Sì, ma se non lo becchiamo... Ma ragazzi, se non li becchiamo, li lisciamo, ragazzi, dai.
Ma io non ci posso credere. Cioè, di 5 colpi che do, 4 vanno a vuoto. Va bene, ok. Corri, che fai? Passeggi! Porca troia! Mi sta salendo il nervoso. Basta. Ma vedete che l'ho lisciato ben 2 volte? Ma porca di quella puttana. Tutto sto cazzo di casino per un ricettario. Allora, andiamo avanti. Ok, se vado lì poi... Poi non lo so. Possiamo anche scendere. No, ma non ci arrivo. Cazzo! Dobbiamo risalire perché mi sono perso quell'oggetto.
Bello, aia, bello, non ti posso raggiungere da qua. Abbiamo fatto il giro? È possibile? Sì. Molto bene. Oh oh oh. Allora, riprendiamo le scale, ce li buttiamo di sotto, così raccogliamo quell'oggetto e poi proseguiamo. Ok, ne è valsa la pena. Molto, molto, molto bene. Torcia di Nanaia. Ok. Che cavolo è quello là sotto? È gigantesco. Bravo! Ah, si è aperto. Come si è spostato lo scaffale, ragazzi, ci ha aperto questa strada. Ok. Beh, è più comodo così per in caso di morte. Bello. Vi imboscate. E poi comunque qui c'è un'altra grazia, ragazzi. Bene così. Qua c'è una scala. Io vorrei provare a buttarmi qua.
Però adesso... No, mi sa che dovevo abbassarla prima. Ok. Qui ci ricolleghiamo. Sempre all'ingresso. Però, scusate, queste due grazie vicine non hanno alcun senso. Mi hai messo la grazia, perché mettermi anche la scala? Che cazzo è lei che strilla? È un boss. The depths of your foolishness. Non è un boss? I have endured more than enough. I ask you forgive me, dearest Nanaya. Oh mio Dio! Dai, non ce la faremo mai a batterlo questo. Eh no! L'occhio di Sauron. Mitra, signore della fiamma, della frenesia. Foolishness.
Ma è da pazzi, ragazzi. Cioè, è un fottuto casino. Ma l'avevo stonato, ma porca puttana, l'avevo stonato e quello qui, tac. Porca di quella... Fanculo, credo.
Dimmi che è morta, sì. Rimembranza di Mitra. Ok. Però ragazzi, una bella boss fight, eh? Veramente figa. Mi è piaciuto un botto. Beh, ci ha dato anche parecchie rune, ragazzi. Facciamo destrezza? Sì. Quindi qua abbiamo fatto? No vabbè, lui non ci dice nient'altro. Penso di sì, eh. A meno che non c'è qualcos'altro da vedere là sopra. Ma io non credo. No. Credo che non ci sia altro qua. Va bene, e quindi. Beh, bene o male l'abbiamo vista questa zona qua, eh. Sto pensando se ci siamo lasciati indietro qualche strada, ma io credo di no. A dirla tutta. Se torniamo all'ingresso. E ci facciamo un ulteriore giro, ragazzi. Partendo da qui. Potrebbe essere tempo sprecato? È possibile. Vabbè dai, mi faccio un altro giretto, poi se non c'è nient'altro, ragazzi, ci spostiamo. Vabbè, qui c'è una grazia. Sì, lì ci sono le mie rune, ragazzi, perché mi sono buttato da un'altezza un po' troppo alta. Ecco. No, di nuovo questi. E quindi adesso per andare a recuperarle la vedo un po' dura, ma tanto ne avevamo poche. Quindi possono benissimo rimanere lì dove stanno. Ok, molto bene. Proviamo ad attraversare quella zona lì. Perché non ci siamo passati. Il fatto è che sicuramente anche quella strada ci condurrà. Al castello. Alla villa. Come ha fatto a sentirmi? Io non lo so. Ma fanculo. Guarda il sorcio che se ne va fiero. Vabbè dai, proviamo ad attraversare questo piazzale.
Gesù santissimo. Là. È là, è là. Follia, follia, follia. Non mi molla più questo, ragazzi, siamo morti. Per quanto cerco di fuggire. Se n'è andato? Credo se ne sia andato perché ci sono i suoi compagnetti qua. Dai, ci siamo, andiamo fino in fondo. Ma se crepo, ragazzi... Non la rifaccio questa strada, eh. Mo cavolo, devo guardare quello davanti e quello dietro. Mi ha visto il sorcio. Allora, ho capito dove siamo. E qui non siamo passati molto bene. Controlliamo bene se c'è qualcos'altro qui. Un ricettario, sicuro. Tutto sto bordello per un ricettario. Scommettete? Eccolo, ma che cazzo, ma... Vaffanculo. Però c'è un'altra grazia qua. Ah, ah, vedete? Vai, attiva... Magari salendo qui si va da qualche parte. O magari anche no.
Ma queste guffette qua sono... sono diversi dagli altri. No, comunque non c'è una bagnamata a serra. Cioè, credo non ci sia nulla. Quindi, in tutta sincerità, basta, vado via. Allora, e ora? C'è rimasto davvero poco ora da esplorare. Certo, dobbiamo ancora recuperare questo frammento di mappa e esplorarci tutta questa zona che sembra essere bella grandetta pure questa, ragazzi. E questa è la via principale per continuare le ricerche di Michella. E... però dobbiamo anche controllare questo piazzale, quindi magari nel prossimo episodio visitiamo questa zona qui. Entroterra e passaggio del cu... bisognava... qua era? Sì, ombra vista. Oh, ombra vista... no, vabbè, no, 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 ma io non volevo. Comandante Gaius. Vabbè, ragazzi, lo facciamo nel prossimo episodio. Però possiamo usare il cavallo, credo. Vabbè, sì, dai, lo facciamo nel prossimo episodio, ragazzi. Inizieremo il prossimo episodio affrontando il comandante Gaius. Bene. Non pensavo ci fosse subito un boss qua. Comunque, abbiamo visitato anche i boschi abissali. Abbiamo fatto una bella boss fight. Mi è piaciuta tanto. Quindi ci fermiamo qui, voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale, sempre se vi fa piacere, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!